è molto triste, brutto, ma anche bello. Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video. Questa settimana abbiamo avuto Farming Simulator 22, il nostro video di Forza Horizon 5, la gara in campionato di Formula 1. Oggi voglio proprio rilassarmi un po' e dedicarmi ad un approfondimento, se vogliamo. Sappiamo tutti ragazzi che il nostro Armando Super Tagliando su Car Mechanic Simulator tutti i giorni o quasi ha a che fare con lo sfascia carrozze per poter mandare avanti i suoi affari al meglio. Ma qualcuno di noi è mai stato così curioso e così sensibile di chiedersi che vita faccia il pover'uomo che tiene in piedi e manda avanti lo sfascia carrozze? Ecco perché oggi siamo qui per un video su Junkyard Simulator, il simulatore di rottamazione. In particolare vi dirò, lo avete notato nella schermata principale, si tratta di un prologo ed è gratuito perché volevo provarlo questo giochino fin dall'inizio in verità, ma visto che ci offre la possibilità di provarlo gratuitamente con un prologo abbastanza completo, perché no? Prima di addentrarci ragazzi, approfitto di questo video che ancora una volta ci pone una novità davanti per rivolgere una piccola promo a chi si trova ad affrontare delle cose nuove, come ad esempio la voglia di fare dei montaggi video, magari cimentandosi le prime volte ma volendo evitare quei programmini un po' così e senza entrare nel terrificante mondo di programmi super complicati, mega costosi e anche impegnativi per i sistemi. Ecco che arriva Filmora 10. Vi avevo già parlato di Filmora, è un software per editing video e anche di più volendo, che fonda la sua forza nella facilità di utilizzo, nel l'intuitività, è proprio immediato da usare, lo può fare chiunque, è leggerissimo come programma e attenzione perché è arrivato alla versione 10, una versione che mantiene sempre queste sue caratteristiche ma si arricchisce di molto. In particolare arriva l'implementazione di questa funzione AI Portrait che gli permette di tracciare soggetti in movimento all'interno delle clip, dei video che voi registrate o modificate. Fa tutto il programma, fa tutto questo AI Portrait, uno strumento potentissimo che permette quindi di escludere le figure in movimento dallo sfondo, di conseguenza anche di sostituirlo, di creare degli sfondi pazzeschi, di unire più figure in movimento nel la stessa scena e soprattutto di avere un green screen naturale senza dover avere per forza alle spalle un vero green screen. Migliora anche l'integrazione con effetti, collezioni, che era una cosa già presente anche lì, molto molto utile e comoda, perché sostanzialmente potrete andare a scaricare dei pacchetti che vi permettono già di creare transizioni, intro magari, o comunque effetti in video con tanti overlay diversi, anche divisi per categorie, ce ne sono un sacco anche per il gaming. Tutto a portata di programma, leggerissimo, facilissimo da usare e peraltro economico, con la possibilità di risparmiare un 10%. Ma a proposito di questo, perché io non ve lo devo vendere il programma, un'altra forza di Filmora è che potete scaricare la versione di prova senza nessuna limitazione rispetto a quella a pagamento. Ci sono le stesse funzionalità, quindi potete provare tutto questo che abbiamo appena detto con la versione gratuita di prova. L'unica differenza è che nei video esportati ci sarà un piccolo badge di Filmora. Una differenza che, per prenderci un po' la mano per studiarsi il programma, è sicuramente trascurabile. Vi dico, ad averlo saputo, sarei partito così. Ora dovrei bere un goccetto per farmi passare la sbornia, ma ci siamo scolati tutto quanto. Bene, c'è casa. Chiama la casa. Oh, pronto? Che è Armando? Figata questa cosa. Ti puoi portare avanti un po' di accompagnamento mentre ti fai i tuoi lavori. Ma guardate dove vive questo ragazzo. Cioè, ti credo che si ubriaca tutte le sere. Scusi, ma guarda qui. Attenzione. Ecco dove è finito il charger di Toretto. Mappa gra... Che cazzo di mappa c'ha sto gioco? È gigantesca o sbaglio? Cioè, guardate quante zone. Molto bene. Cos'è sta roba qua, viaggio rapido? Mi ha detto di andare al computer, però. Noi ovviamente abbiamo l'ufficio all'aperto. Mi sembra giusto. Molto bene. Mi piace.
un pochettino anche Fallout. Ma io questo l'avevo già fatto prima ancora di saperlo, eh. Mi sono riempito lo zaino di roba. Ah, li devo mettere nel bidone. Eccezionale. Come si mettono nel bidone? Vediamo, B sarà lo zaino, sì. Bello, li droppa nel bidone. Minchia, com'è atletico questo. Trova il mini trituratore. Ah, aspetta, qua vedo un'area più interessante. Cioè, quindi lì, sulla collina abitiamo. Sapete che mi piace quasi come concetto? Ha molto anche di survival. Cos'è sta roba? Migliora attrezzi. Sì, ora quanti soldi? Dove li prendo io? Non credo di averli adesso. Dobbiamo andare a trovare sto trituratore e basta. Ma questi sono i miei mezzi da lavoro. Viaggio rapido, ok. Cos'è questo? L'ho trovato? Fai. Cosa devo fare? Ok, non so perché sia ribaltato. Probabilmente per non farci giocare troppo. Attenzione questi mezzi, eh. Sono entrato. Ma... attenzione, Johnny! Sì, però io dovevo trovare il mini trituratore, Johnny. Poi dopo ci divertiamo con le macchine. Aspetta, scendi un attimo. Non fai, non fare. Che vuoi? L'ho trovato? What do you think, Johnny? You like your new toy? Bellissimo, è questo? Ricicla veicoli. Ok, allora qua sì. Automobile rotta con motore. Butta di là. Prepara la gru per la rimozione del motore. Ma lo vedi che è un ramo praticamente di car mechanic questo, eh? Allora, butta dentro la gru. Usiamo la gru. Oddio. Ah, guarda, gli devi dare... Ah, ok. Sto continuando a premere, giustamente, faccio leva. Mo, però... Oh, cazzo. Posa il motore nel punto prestabilito. Quale sarebbe il punto... Ma che, mica lo devo appendere. Ah, lo app... Sì, lo devo appendere. Oddio, quello è il calamitone per... Oh, mio Dio. Compatta tutti i veicoli nel parcheggio. Mo so cazzi, signori. Quindi devo prendere... No, non il nostro pick-up, eh. Preso? Ah, magnete. Scusi, Charger! Si è incastrato tutto? Vabbè, la mollo. Ma la minimappa è in 3D, guardate la gru che figata. Chiudiamo. Spezzatino di Charger! Ora lo devo riaprire, immagino. E uno, e due, e tre. Ovviamente, pure il coperchio. Ok, mo torniamo da lui. Adesso ho capito. Lo devo riprendere? Perfetto. Ok, mo sto blocchetto... di tristezza metallica. Immagino che lo possiamo tirare dentro qua. Perché non... Ah no, ok, eccoci. Basta? Lo mollo? Io mollo, eh. Ciao. Wow. Ma non posso tipo attaccarlo sulla tettoia qua e mi porto via, no, vero? Quindi quelli gialli sono quelli che abbiamo. Via tutto. Perfetto, trova la stazione di miglioramento. Ci eravamo passati prima. Bella sta musichetta, questa tra l'altro viene dalla nostra radio sempre, eh. Eccoci qua, cosa dobbiamo migliorare di bello? Scegli bene come migliorare e a cui vuoi cambiare colore. Ma io direi che questa specie di carro attrezzi interessa molto. Zero. Bello. Attenzione, sto guidando il carrellino. Ah, e ora lo devo trasportare a mano in questo posto. Beh, facile, no? Fatto? Olè, trova il carro attrezzi. Eccolo. Non rompere i coglioni, Armando. Addirittura. Devo guardare pure i cartelli. Ah, devo andare a recuperare un rottame. Con cosa? Con questo, suppongo. Che l'abbiamo pure appena upgradeato. Attenzione. La mappa ci potrebbe essere utile, volendo. Abbiamo anche le guarda. Con una mano appoggiata lì. Proprio in nonchalance, il vetro fa schifo. Provo a seguire una freccia che mi porta all'incirca di qua. Madò, sto caro attrezzi, che cazzo è? È fortissimo. Oh, eccolo, è lui. Vabbè, dai, è abbastanza easy allora. E mo? Ma è un altro Charger? Scendi un attimo, JJ. Attenzione, JJ Malavi. Era lui, è finito a fare il rottamatore. Il rottamaio. Allora, trovate il rottame. Quindi, seleziona. Cos'è che dice qua, quindi? Per usare... 02? Ah, possiamo metterne due insieme qui. Ah, ecco perché diceva due slot. Prendi veicolo. Johnny, così? Facciamoci un altro giro, ho detto. Abbiamo due slot. Andiamo a cercare un'altra macchina. Dove cazzo potrei andare cercando una? Mo' faccio il ponte, quasi quasi. Vediamo se verso la città troviamo qualcosa. Qua, Johnny... ragazzi... JJ, dopo aver provato tutti gli sport possibili, tutte le attività possibili, tutti i lavori possibili, eccola qua intanto la macchina, mi sa, alla fine pure Gigino lo ha rinnegato, gli ha detto, senti, tu mi hai rotto il cazzo, non sei buono a niente, ti esilio in queste terre contaminate, probabilmente anche un po' tossiche, e almeno ci servi per riprendere qualcosina
dalle carcasse che non hanno più speranze, eh? Quindi, pannellino, prendi veicolo. Voilà, piano di sotto. Listen, JJ, e piano I've di sopra. I've been guiding you through all these jobs, but you can always make a detour when you see something interesting along the way. Molto bene. Queste macchine, quindi, mo le devo rottamare? Cioè, non ho ben capito. Aspetta, garage, officina, mercato. Queste auto le dovrei distruggere io, sostanzialmente, no? Officina, mercato. Questo è il mercato? Minchia, ma dove vive? Povero JJ, ragazzi, ha fatto una fine veramente terribile. La bilancia. Wow! After sending the raw materials to the scrap market, you can wait until they reach a favorable exchange rate. Do yourself a favor and don't sell anything for cheap. Take it as a piece of advice. Devo stare dove si trova la gabbia quando scarichi. Oh, oh, mi farò malissimo? Oddio! No, precisa qua davanti. Vabbè. Comunque era vuota. Ho mandato una gabbia. Apri. Ma mi sa tanto che. Posso andare io? Scorciatoio, attenzione, l'ascensore. Attenzione, qua c'è un'auto della polizia. Una specie di Qashqai, che è sta roba? E questo si apre, sì? C'è il motore dentro? No, c'è un altro ammortizzatore. Cioè, praticamente devi vivere con sta roba tu. Li rivendi. Ma secondo me si. Si riparano anche, ragazzi. Andiamo a vedere garage cosa intende. Seguiamo due indicazioni, così per capire un pochettino il mondo di JJ Malavi. A cosa. Madonna, però la retromarcia evitiamola tantissimo, perché sto camion mi fa veramente. Intanto qua ci avvisano che un tasso di cambio è diventato favorevole. È molto grossa la mappa, eh. Quindi. Ah, questo è il garage. Sì, questo è il garage. Lì è chiuso. Uno di rottamazione. Però è chiuso forse perché siamo, diciamo, nel prologo. Poi andando avanti con la carriera magari si apre. Ma io tutte ste macchine, quindi le posso. Ci posso rovistare dentro? Assolutamente sì. Che cazzo vuoi? Zero, nel mercato di rottamazione. Sì, vabbè, ma ci eravamo arrivati, sai. Oddio, il Vespino! Spettacolare! Ah, che roba! Cioè, noi viviamo veramente in una specie di baracca. Guarda lì in fondo. C'è una fabbrica enorme lì. Compatte tutti i veicoli nel parcheggio. Mi piace, ragazzi. Allora, lei è il primo, venga, grazie, venga qui. Cioè, il magnete è pronto per lei. Distruzione totale, mentre cambiano le azioni qua. JJ Malavi ha inventato il nuovo business, quello della distruzione veicoli. C'è la borsa qua. Vediamo un pochettino queste cose che sono finite nel cassone, perché immagino sia quella. Minchia, 11.500, due auto, quindi più o meno si fa un 4K a auto distrutta. Ah, il motore da restaurare? Trova la stazione di restauro, ma temo che sia quella lassù. Mazza e palle, ci devo andare a piedi così? Non potevo caricarlo. Ah, forse sul pick up, però ormai sono a metà strada. Che faccio? Proseguo a piedi? No, col cazzo, perché poi ci sarà pure da tornare, quindi. Così. Guarda che figo, ci ha messo il telone sopra. È questa, vero? Ma perché mi sparisce la mappa? È questa, giusto? Allora, ecco qua il motore piazzato qua. Allora, attrezzo, spazzola. Questa è una cosa un po' anche alla The Long Drive, vi ricordate? Che con la spazzola si levava via la ruggine. C'è un pochettino da sgrattugiarci sopra, ma con un po' di pazienza. Lì intanto le azioni della ghisa, vedo che comunque stanno andando bene. Dai, JJ! E anche se Gigino ti ha rinnegato perché non sei buono a un cazzo, tu hai trovato, la tua natura. Passiamo alla sabbiatrice, che l'avevo vista dove? Qui, sabbiamo. Attenzione. Oh, no, lo fa dove miro. Bello. Questo dà più soddisfazione perché sembra di farlo davvero. Spruzzatore di vernice, che è quell'altro, l'avevo vista. Ma lo decide lui il colore? No, è lucido. Giustamente lo fa metallico, come ogni buon motore dovrebbe essere. Che bello fatto. Chiamato il corriere? Ma carino, dai, ragazzi, c'è un che di malsano in questo gioco, che però è anche bello. È molto triste, brutto, ma anche bello. Non so spiegarvi la parte del bello da cosa derivi, perché è una cosa che dovreste provare. Tanto questo prologo in realtà è gratis. E non lo so, ti fa calare nei panni di un. Non ho sensazione qua di JJ Malavi, che tra l'altro vedete voleva suicidarsi nel guardrail. È quella di uno che insomma non è che stia proprio felicissimo e benissimo. Vive nella monnezza, c'ha proprio casa direttamente qui, avete visto? Uè, le pale girano. Ma certo che le pale girano, perché in realtà la mappa è enorme. Io sto fregando il sistema, ecco appunto. Però nel gioco completo, cioè la mappa, ragazzi, è. Cioè, minchia, c'era. Guardate dove. Che cazzo. Ferrovia, strade,
molto lunghe. E in realtà ci fa capire, come se ci fosse... Non male grafico, guardate qua per terra. Ci fa capire che c'è parecchio di più di quello che abbiamo visto oggi. Guarda, anche per di là c'è una salita. Non so se spenderci sì 13 euro e comprarmelo, perché volevo capire, provandolo, se potesse essere una cosa più o meno interessante. Ma mi ha messo curiosità questa piccola cacatina di gioco. Voi che dite, ragazzi? Fatemi sapere la vostra, dai. Sono curioso di leggere qualche commentino. È stato uno spin-off, diciamo, la vita dello sfasciacarrozze. Ma altro che spin-off, qui abbiamo ritrovato JJ Malavi, che finalmente forse ha trovato qualcosa in cui è capace. Ma vi rendete conto? Io direi che solo per questo, un pochettino di supporto, questo video se lo merita. Noi per il resto ci salutiamo. Un grandissimo abbraccio, vi aspetto domani nel prossimo. Però dai, fatemi sapere e venitemi a trovare su Instagram in descrizione. Ciao!